Yes, share screen. La pagina a cui cominciamo è 79A, dove comincia alla fine di 79A, in basso, dove comincia la storia della barca. Ah, dunque, siamo Tanura Banan, qua lo sto evidenziando. Sì, si vede. L'argomento è nuovo, ma, cioè, ma simile ovviamente, omologo ai precedenti che abbiamo visto. Vabbè, provo a leggere e riprendere io, non ho ripassato molto, ma vabbè, ci provo. Tanura Banana, abbiamo imparato, c'è cioè un'altra Mishnah. Assocheret ha-Sefinah utavea la bichatzi ha-derech. Chi prende in affitto una barca per trasporto? Vitavea loba bechazia derech, e questa li ha affondata a metà della strada, metà del percorso. Rabbi Natan Omer, im Natan lo itol, veim lo Natan lo iten. Questa frase vuol dire praticamente chi ha avuto, avuto. Letteralmente, im Natan, se ha dato dei soldi per questo affitto, lo itol, non se li riprende indietro. Veim lo natan, e se non l'ha ancora dati, lo iten, non è obbligato a darli, che è una cosa un po' strana. In effetti, poi vedremo. Echidame, di che cosa stiamo parlando? Ilema svinazu, veyain stam. Se stiamo parlando di un caso in cui svinazu, cioè è stata indicata una barca particolare, quindi la barca è stata scelta dalla persona che l'ha presa in affitto, veyain stam, e il vino che doveva essere trasportato è un vino sostituibile, generico, non definito, Non è stato detto quale vino. non è stato detto quale vino. Ma sto vino è suo? Di chi ti prende in affitto la barca? Ok. Sì, certo. Im Natan, se lui ha già dato i soldi, a questo punto la Gemara si domanda, ha mai lo itol? E perché mai non dovrebbe prenderlo indietro? Gli ha affondato la barca a metà. Neima le, perché chi gli ha dato in affitto la barca potrebbe dirgli, avlis, no. Chi ha preso in affitto la barca si potrebbe dire Avli spinta Ama maitina hamra. de Anna Maiti Maiatini Hamra. Tu dammi la barca, io ci metto il vino? Ok. Allora, lui potrebbe dire, tu dammi la barca, io ci metto il vino. Lui non gli può dare la barca perché la barca è affondata e quindi non Certo. può, e hanno detto sfinasò, hanno detto questa barca e quindi quella barca non gliela potrà dare. Lui invece il vino glielo può dare perché non ha detto quale vino, gli può dare dell'altro vino. E quindi la sua tana è più forte, e quindi, visto che lui non gli può dare la barca, gli deve ridare i soldi. E quindi rimane il problema dell'affermazione, quella chi ha avuto, Che ha avuto. avuto. Ok. Ella sfinastam, adesso il caso contrario, ella sfinastam, e invece se si tratta di una barca qualsiasi, veyain zeh, ed invece di un vino particolare, im lo natan, amai lo iten. Se non ha dato, perché mai, anche se non ha dato, perché mai non dovrebbe pagare per quello che ha fatto? Cambio pagina. Ok. Posso approfittare per chiedere una cosa, Sì, intanto questo cambio. cambio? Non c'entra chi conduceva la barca, cioè la barca è data senza marinaio, diciamo, e quindi, perché di solito è chi conduce la barca che fa una stupidaggine e la fa affondare, va sulla roccia. Si parla di un caso in cui non c'è una colpa. Se c'è una colpa, a questo Sì. punto si parla di un caso senza colpe. Questa è la cosa, perché se c'è la colpa, ovviamente a questo punto ci si può rifare su chi ha. Lo vedremo più avanti, un caso in cui c'è una colpa. Ho Quindi il capito. presupposto che oggi c'è nella legge italiana o in generale che una colpa c'è sempre, non è detto che sia valido in questo contesto. Perché una colpa c'è sempre?
Perché quando succede un disastro, almeno per come la capisco io, parte sempre un'inchiesta perché un colpevole ci deve essere, gli ingegneri che hanno costruito la diga. No, si cerca il colpevole a tutti i costi, ma può esserci un disastro senza colpa. Se arriva uno tsunami, il disastro è senza colpa. Grazie. Teoricamente è possibile. Ok. Ok, siamo alla prima riga, stavolta abbiamo Infatti cambiato. anche a Rigopiano li hanno assolti. Sì, appunto. Beh, ma difficile anche da provare la colpevolezza, eh? Cioè. Beh, lì c'è da discutere, comunque siamo fuori tema. Sì, certo. E, anche nel secondo caso, il caso contrario, Nemale, Avli, Auhamra, dammi quel vino, Veanna, Meiatine, Sfinta, e io ti do la barca. Perché la barca non è una barca specifica, il vino invece era specifico, quindi lui non gli può dare il vino, perché quel vino lì non glielo può più ridare, mentre la barca può dare un'altra barca. Sì. Veramente teoricamente, perché nessuno dei due vuol dare né il vino né la barca, è teorica come cosa. Fabio, se hai problemi di video, io so come risolverli poi. Scriviamoci poi separatamente, te li spiego. Un problema di Zoom. Ok. Aveanna mette in svinta. Amarra papà. Lo dice no. Di che cosa stiamo parlando? Dell'affermazione precedente chi ha avuto, avuto. Ma papà ci precisa l'homme shekach la, non possiamo interpretarla. No, la No. mascarla letteralmente vuol dire non si trova se non, non Non si trova, sì, non si trova se non. si trova il caso che ha detto Rabbi Natan, se ha dato non prenda, se non ha dato non dia, se non in Se questo non caso. Besfina su Veyainze, in una barca particolare ed un vino particolare. Aval Besfina Stam Veyainstam, ma se c'è presenza di una barca generica, di un vino generico, Holkim, si dividono le spese? Sì. Si dividono le spese. Ok, vediamo un altro, adesso un altro caso portato dalla Mishnah. Tanu Rabbanan, Assochere tasfina ufarkalla bechatzi aderech, chi prende in affitto una barca e poi, come si dice, sbarca, Scarica. scarica? Sì, letteralmente scarica, le scarica a metà strada. Noten lo scharosh el chatzi aderech. Gli deve pagare, no, sì, gli deve pagare l'affitto per la metà percorso, metà percorso. Ve en lo alav e la taromet. E a questo punto chi ha dato in affitto la barca non può che lamentarsi, cioè ha il permesso di lamentarsi. Ma non, dico per Roberto, di essere per esempio citato in danni. Anche qua lamentarsi non è scontato, cioè già un. Credevo che dicessi Roberto perché a Genova c'è il diritto al mugugno anticamente per i marinai. Sì, perché Ah, Enrico interessante. Ok. Lo diceva sempre la professoressa Valeriani, quando si lamentava di qualcosa, dicevano perché, diceva che anche nelle gallerie genovesi c'era il diritto al mugugno. Quindi. Ok, abbiamo una nuova traduzione per Taromet allora. Non ha diritto che del mugugno. Echidame, di che caso stiamo parlando? Quello che diceva appunto, che invece questo diritto al mugugno qui non c'è, perché devi avere un motivo per protestare. E quindi si chiede perché protesta. Di quale caso stiamo parlando? Fidami, ilema de kach meshakach le agure. Se si parla di un caso in cui è facile prendere in affitto, no, dare in affitto, perché sta parlando del padrone della barca, dargli in affitto a qualcun altro. Lui ha fatto metà strada, però trova qualcuno che se la riprende in affitto per l'altra strada. Amai it le taromet. Dice quello, a questo punto se è facile trovare di dare in affitto a qualcun altro, per quell'altro che diritto ha lui di, se può dare in affitto, di lamentarsi? Vei de loca meshakach le agure. Bene, invece se non è facile trovare qualcun altro e prendere in affitto la barca, culle agra, che gli paghi tutto, Bye giusto? Shalom. Bai shlome, che gli paghi tutto l'affitto? Deve pagare tutto, cioè lui gli ha Tutto il procurato un percorso. danno, lui non la può più affittare, aveva preso accordi per un affitto intero, questo non la può più affittare, quindi dovrebbe pagargliele. Leolam, in effetti però,
giusto, sotto tradotto bene, Leolam, De Kame Sharach Lagure, si parla del... Non so come tradurlo Leolam, Leolam lo troviamo un sacco di volte, per dire, questo è il caso. Okay. Questo vuol dire Leolam, Leolam vuol dire, no, il caso è questo, punto. Il caso è questo, ok. De Kame Sharach Lagure, si parla del caso in cui è facile trovare a chi dare in affitto. È la amai itle et aromet, e allora perché allora quell'altro si può, cioè chi dà in affitto la barca si può lamentare, se è facile, se stiamo parlando di un caso in cui è facile dare in affitto a qualcun altro, mishum rafsata desfinta. Rafsata desfinta è che deve caricare su un'altra barca, o si consuma caricando, qual era? L'usura della barca. L'usura della barca. Il fatto di caricare e scaricare più volte può usurare la barca, e questo è la sua lamentela. Iachi, se è così, ta'anta maliatau umamunà itle gabè. Se è così, va pagata questo danno, giusto? Questo sta dicendo. Se è così, è una tana ottima. Un'ottima tana, è un'ottima tesi, un'ottima, come si può dire, così c'è tana. Motivo. Sì, un caso. È la tesi che io sostengo. Sostegno. È un'ottima tana. E a questo punto, se veramente c'è stata un'usura della barca, ma Monait Legabè, lui ha soldi, lui deve pagare. Qui stiamo parlando di un danno, e qui si paga, non è taromet, non è semplicemente una lamentela, qui è sono, deve pagare. È la Mai, ma invece di che stiamo parlando, parca de parca le toane begavè, cioè è lui stesso che ha messo altra merce sopra? Sì, cioè non è che lui... Allora, il caso è diverso praticamente, direi che il caso è diverso, che lui si è fermato a metà strada, ma non per scaricare. Ha fermato a metà strada per caricare altra merce. Attenzione, si tratta del caso in cui lui non gli ha detto che non avrebbe caricato altra merce. Lui ha affittato e poteva benissimo caricare altra merce, poteva rientrare nella cosa, soltanto che non era chiaro che l'avrebbe fatto. Sì, come i tassisti quando gli dici porta questo e poi dici aspetta un attimo, fermare qua, prendi mio cugino. È una doppia tratta, per loro comunque si devono fermare, ripartire. De parca letone, ella mai taromet, e a questo punto mai, perché c'è questo lamento, mishum shinui data, perché è stato comunque fatto un cambio delle regole che erano state... No, non delle regole, perché se fosse un cambio delle regole a questo punto ci sarebbe più di una protesta. No, perché ha cambiato idea, cioè era sottinteso che si faceva un viaggio solo, e invece a un certo punto diventano due viaggi. Non ha cambiato le regole, perché le regole non era che si facesse un viaggio solo, poteva esserci una tappa, però lui, che ne so, pensava di tornare a casa in tempo per cena, e invece non torna a casa in tempo per cena. Questo è il taroma. Inami, o anche, giusto, o anche l'ash la yeterà, perché vengono richieste più funi per il carico maggiore. Si tratta, io pensavo fosse il mare sta cosa, poi solamente oggi ho scoperto che sta parlando di trasporti su fiume, perché siamo evidentemente in Babilonia. E le funi maggiori, allora che cosa vuol dire? Se la barca è poco pesante può attraccare più vicino alla riva, se la barca è più pesante il pescaggio non gli permette di andare vicino alla riva e deve avere maggiori funi, funi più lunghe, quindi più pesanti per attraccare, perché deve stare più lontano dalla riva. Le ash la yeterà, per funi. Il padrone della barca se ne può curare, non aveva previsto di procurarsi delle funi, deve andarsi a comprare delle funi, queste funi gli costeranno di più delle funi che avrebbe potuto comprare alla partenza, e quindi questo è il danno che riceve, però non è un danno perché lui non gli ha detto che non avrebbe interrotto. Ok. Allora, ancora un altro pezzo.
Assohere tachamor, l'ircovalea, chi prende in affitto un asino per cavalcarci sopra, soher meniachalea che suto velignuto umisonoce lo todder. Dunque, ci mette sopra. Cos'è questo? Che suto è il carico? No, che sut, vestiti. Ah, i suoi vestiti, velignuto, non mi ricordo. Sono praticamente un contenitore per la borraccia. L'acqua, insomma, l'otto, okay. La borraccia. Insomma. Ok, e provviste un mesonoce lo tader, che le provviste sufficienti per il percorso che deve compiere. Mi cambia ilach, hamar me akevala. Da qua in poi, chi prende in affitto, cioè la... No, non chi prende in affitto, chi dà in affitto. L'asiniere. Ah, hamar l'asiniere? Okay. Mi cambia l'ach, da questo punto in poi l'asiniere me akevalav. Da questo punto in poi chi dà in affitto l'asino me akevalav. Ciò può impedirgli? Sì, puoi dirgli non lo puoi fare. Non puoi fare. Oppure stabiliamo un altro prezzo. Hamar menia halav seorim uteven umenosa. Però stavolta il hamar è il coso. Cosa? Hamar stavolta è chi guida il chamor. No, l'asiniere, sempre l'asiniere. Cioè, chi sarebbe chi guida? No, che vuol dire? Perché chi dà in affitto l'asino è lui stesso che menia halav seorim? Sì, noi avevamo chissà che cosa. Non lo so, che ne so io. Uno che aveva un asino ci faceva i trasporti, insomma. Quindi era lui che menia halav, ci mette sopra, lo carica di seorim, di orzo, vetevene, paglia, un menosatav, ce lo toyom, e le provviste che sono sufficienti per lo stesso giorno. Mikam velach, socher me akevalav. Di qua, da qua in poi, invece, è chi prende in affitto che gli impedisce di che cosa gli impedisce stavolta? Gli impedisce di portare altro, se lui vuole portare qualcos'altro. Vuol portare i suoi vestiti, non li può portare. Vuol portare, soprattutto, la differenza è questa, lui può portare mesonot shelotò ayom, il cibo per quel giorno, non può portare il cibo per tutta la strada. Mentre il socher può portare il cibo per tutta la strada, lui può portare il cibo soltanto per quel giorno. La trasporto dura 3 giorni, lui non può portare il cibo se non per un giorno. E chi dami di che cosa stiamo di quale potrebbe essere il caso? Ide shachiach le mesa ben, se è facile ancora una volta le trovare da mangiare per strada, e comprare da mangiare. Comprare da mangiare per strada, hamar nami le akev. Anche il hamar può impedire di portare il cibo per tutta la strada e poi dire dopo un giorno poi lo trovi da mangiare. Il rosha chef le mesa ben, se invece non è facile trovare cibo per strada, soher namilo le akev, anche chi dà in affitto chi prende in affitto l'asino può limitare. No, non può. No, non può limitare. Non può dire niente. Allora, se comunque per strada non si trova il cibo. Certo. Che fa? Muore di fame per digiuno per 2 giorni. Non può. Quindi anche lui non glielo può impedire. Quindi casi sono due. O il cibo c'è e a questo punto tutte e due si portano per un giorno. Oppure il cibo non c'è e a questo punto tutte e due portano per 3 giorni. Però non si capisce bene qual è il caso. Ok, amara papà diceva papà lo sriha, no, c'è bisogno di lo sriha non è necessario se non nel caso in cui de shachiach le mitrach ul mezaben mi avna me uvna le uvna e de shachiach le mitrach perché è facile che sì, è un disturbo per questo qua, no? È possibile. È possibile. Faticarsi e comprare da una stazione all'altra, una cosa di questo genere.
Ok, quindi non è che non c'è, ma devi andare a cercare. Non è così, non è che te lo trovi le bancarelle per strada che ti vendono il cibo, il ristorante, ma devi andare a cercare il posto. C'è la stazione da Hamar, Darkele, Mitrach, Lumezabenso, Herlo, Darkele, Mitrach. Ulmesban. E chi prende in affitto l'asino è abituato ad andare da un posto all'altro a cosa? Il contrario. L'asiniere. Perché le mitrajo nel sbano è abituato ad andare a cercare il cibo, anche perché quella strada la farà più volte, eccetera, eccetera, quindi è abituato ad andare a cercare il cibo. Soher, l'avda che le mitrajo nel sbano, il soher invece quello che prende in affitto non è abituato ad andare a cercare il cibo. Ok? Anche perché, ripeto, il soher paga e quindi può stare comodo. L'asiniere invece è quello che prende i soldi e quindi può anche fare un po' di fatica. Ok. Tanura Banan, un ulteriore caso. Assohere tachamor lirkov alea ish lotrikav alea isha. Chi prende un asino per farci cavalcare un uomo non può farci cavalcare una donna. La ragione è che la donna sta seduta in una maniera che poi affatica o appesantisce l'asino, perché non possono star seduta in una maniera come gli uomini. Isha roheva lea ish. Se invece prende per una donna, invece fa salire un caso, o un uomo, in questo caso ovviamente un calvachover, no? E veisha ben gdola o ben tana afilu meuberet Vea filumenica. E quando si parla di donna, se di donna si parla sia se grande sia se piccola, vea filumeuberet, vea filumenica, e anche se è incinta e anche se sta allattando, perché evidentemente si porta più carico con lei. Perché comunque, allattando si intende chiaramente allattando che si porta dietro il bambino. Sì. Ashta menika mart meuberet mibai. Tu hai detto menika che allatta. Che allatta, quindi ha un bambino in più insieme. Sì. Meuberet mibai, una donna incinta è un problema. Cioè, se menika, ovviamente anche l'incinta, se posso portare dietro un bambino. Ovviamente può esserci può venirci una donna incinta. Amara papà meuberet dei menica. No, è una donna che contemporaneamente sia allatta e sia incinta, giusto? Mm-hmm. Volevo chiedere una cosa, ma se la donna non va bene in quanto si siede diversamente in quanto donna, perché poi si entra più in dettaglio? Sarebbe inutile entrare in dettaglio. No, è la questione del peso. Il peso, la fatica. Se la donna era già esclusa, che si non è incinta. No, al contrario. Non è esclusa, soltanto che devo dirlo. Ah, ok. Non è che è esclusa, non è. Poi posso venire a prendere affitto con una donna, ma devo dire che è una donna. Non posso dirgli un uomo e poi portare la donna. Ok. Mentre se dico donna, posso portare un uomo, perché è meno problematico. Amara papà meuberet vimenica kamara amara bayesh mamina binete akarsa takalani famina le meka unica. Dice a questo punto ora papà ci dà a Bayesh ci dà un insegnamento. Shmamina bente akarsa takala. E un pesce si misura non dalla grandezza del pesce ma dalla grandezza della pancia che c'ha. Giusto? Takla, sapete cosa vuol dire, sì. Come? Takla, sapete cosa vuol dire? No, so a Karsa che è Keres. Karsa e Keres è ebraico. Okay. Ma anche Takla è quasi ebraico. Cioè? Allora, dovete ricordarvi una cosa. In aramaico si scambiano la Tav e la Shin.
Quindi Takla e Mishkal. Ok. Quindi si misura, dalla, si pesa dalla, dalla pancia che ha, le mai nafkamina, è questo che ci importa adesso, perché ci viene a insegnare, le mecca comunicare, una regola di commercio, mm-hmm. che è simile a quello che stiamo facendo. Ok, cambio. Cosa? Ok, va bene, è qui che eravamo arrivati. Abbiamo fatto pure un pezzettino in più, eh. Sì. Sì. Ho cominciato la Mishnah, cioè 79 B. No, 80. Ah, no, 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 80, no, no, non abbiamo fatto. Qua eravamo arrivati, giusto? Eravamo arrivati anche io, ok, share screen. Ok, siamo arrivati alla Mishnah e pagina 9. Siamo all'inizio di 80 con una nuova Mishnah. C'è qualcuno che vuole leggere? Era una domanda retorica. Matritin, Mishnah. Ok. Ok, qua continua la Mishnah che avevamo... qui abbiamo iniziato il capitolo. Matritin, Mishnah. Assocheret apara lachrosh be'ar ba'ar v'charash babika in shbar akankan patur babika וחרש בער אם נשבר הקנקן, הקנקן חייב. אוקיי, כי פרנד אפיתו למוקה פר ערארה עם מונטניה, אם וישה ערעתו נלבלה, אם נשבר הקנקן, זה סירות, כזה כזה קנקן? קנקן, אל פרו דלארטו. מה סטרנו, כי אל הברוקה, קנקן, אני אברג מודל. Okay. Il ferro dell'aratro, se si rompe il cancan è patù, esente, cioè l'ha fatto, era in montagna, arato nella valle, se si rompe il cancan è patù, se invece babica, al contrario, doveva arare nella valle e arato in montagna, se in shbara cancan hayav, se si è rotto il cancan è hayav, abbastanza chiaro. Chiaro il motivo, in montagna ci sono pietre, eccetera, eccetera, è più facile che si rompa. E quindi se il cambiamento è avvenuto dalla montagna alla valle, è patur. Se invece il cambiamento è avvenuto dalla valle alla montagna, no, hayav, perché in realtà lui ha portato in un posto in cui c'era più facilità che si rompesse. Ok, la douche... וקיטנית ודש בתואה פטור, לדוש בתואה ודש בקיטנית חייב, מפני שהקיטנית מחלקת. מחלקת. כזה לדוש ומריגוד, ספלמה, אימפסטר. לדוש, לטרביאטורה. La trebbiatura sarebbe la separazione? No. Sì, allora si fa attraverso il... con, allora, sinceramente non lo so come si fa, con gli, si può fare con gli animali probabilmente, che pestano il grano e fanno andare via la parte da... La pula, sì, sì. Ok. Ma lo separano, non fanno andare via, lo separano e poi bisogna comunque farlo... Lo separano e questo permette poi di... Sì, esatto. Allora, che è successo? Che ha portato la dosba, che poi l'animale si è fatto male. Ok. Se lo ha portato Bakitnit nei legumi, e ha invece aveva detto che l'avrebbe fatto con i legumi, invece lo fa con col grano. Col grano. E patù. Non è esente. Se invece l'ha detto di farlo col grano, invece l'ha fatto con i legumi, e chayav, perché? Lo dice perché mi perché i legumi fanno scivolare e quindi sono più pericolosi. Contiamo in agricoltura qua. Ok, a questo punto che si domanda. Okay. Allora, per capire la Gemara, c'è una premessa da fare, una piccola premessa è questa. La Gemara dà per scontato che comunque, se per quanto riguarda il primo caso, il caso dell'aratro che si rompe,
dà per scontato una cosa, che c'è stata una colpa. Okay? Quindi qui siamo nel caso diverso, per rispondere a Ugo, rispetto a quello precedente. Lì era scontato che la colpa non ci fosse, è stato un incidente e basta. Qui invece la Gemara dà per scontato, non lo dice, che qui c'è stata una colpa. Il problema è di chi è la colpa. È interessante perché non stabilisce principi generali, ma dà solo esempi. Cioè, questa sì, questo è un classico di tutta la Gemara, non dà mai principi generali. E questo è il grosso problema quando invece quando si vuole dedurre dei principi generali della Gemara. E questo è il è sempre molto discutibile. Sembra chiaro, sono anche delle cose molto interessanti sul dedurre principi generali, però. Che ne so, si dice questa è la scuola di Hillel, questa è la scuola di Shammai, questa è la loro e sono i loro principi. Discutibile, perché poi bisognerebbe applicarli a tutti i casi in cui loro parlano. In genere non funziona. Ma qui potrebbe dire se hai preso un impegno, diciamo, per una cosa facile e non pericolosa e l'hai fatta su una cosa più difficile e pericolosa, allora è colpa tua. Se invece al contrario hai preso l'impegno per una cosa, questo è come capiamo. Però lo dice elencando una serie di esempi. Beh, ci avevamo avuto un'ipotesi che era ancora più pesante, perché dice uno, dice chiunque cambia è chiamato Gaslan, no? Sì, però quello non era... Quello era Bimei. Sì, ok. In un giudizio specifico, il giudice può dire, in base al principio per cui se si prende un impegno per una cosa meno rischiosa, ma poi se ne fa una più rischiosa, allora è colpevole, nel caso opposto no. Cioè, può dedurre un principio astratto da dei casi concreti o no? Non sempre. Sia ben chiaro, lo può dedurre paragonandolo al caso. A quel punto uno può contestare il paragone, può dire non è lo stesso caso. Mm-hmm. Però deve spiegare perché non nello stesso caso, sia ben chiaro. Il paragone è possibile, però non è indiscutibile. Questo, guardate, questo è il problema in Halakha. È un problema assolutamente classico in Halakha. Non parlando né di asini né di mucche, questo è il, per esempio, tutte le teshuvot che abbiamo adesso su problemi moderni, per esempio di bioetica, sono tutti basati su casi riportati nel Talmud a cui paragoniamo i casi di oggi. Però è discutibile. Però siamo davanti a discutire, però c'è tutta la teshuvah dei... che la Rabbanut Rashit, per esempio, che permette in alcuni casi i trapianti, che è basata su un passo del Talmud in cui sembra che che ciò che stabilisce il momento della morte è la mancanza di respiro. Però è discutibile, perché in realtà lì, quando stabilisce la mancanza di respiro, allora significava in realtà che tutto poi finiva, mentre oggi non è più così. Quindi si può dire che la Gemara è un po' un invito a considerare ogni circostanza della vita come un pezzo unico, una prima volta assoluta? No, perché è assolutamente possibile, il paragone è possibile, quello che si chiama, in Halakha si chiama Ekesh. Ma non è indiscutibile, cioè non è che non è possibile paragonare, ma non è indiscutibile, perché i casi sono comunque casi diversi. Poi i paragoni si fanno, la mia stessa fa i paragoni, se è ben chiaro, non è che non li faccio. Per esempio, se io noleggio una macchina e dico che con quella macchina vado per strada e poi invece con quella macchina vado in una strada bianca, in un trattura, eccetera, e si buca una gomma, allora la responsabilità è mia. Mentre se faccio il contrario, la responsabilità non è mia. Questo sarebbe, per esempio, quello... Questo mi sembra che sia esattamente lo stesso caso. In questo caso è veramente esattamente lo stesso. Era troppo facile, Ugo, questo. Vabbè, no, era per... e pian piano poi stendi, cioè, credo. Effettivamente, da questi due casi
qui e anche da quello portato da Ugo si deduce che il contratto va rispettato, e se succede che tu fai una cosa più leggera di quella per cui hai fatto il contratto e succede qualche cosa, non paghi. Se invece vai col 500 su un sentiero di montagna fuori strada, sono cavoli tuoi, insomma, ecco. Sì, sì, questo chiaramente il caso è questo. Dopodiché però ci possono essere le eccezioni. Ok. Allora, la domanda iniziale della camera. Eja le, guardate la domanda. Eja dello Shaleba, Mamme Shalem. Allora, dice, qui parliamo del caso, la Mishnah parla del caso in cui si fa un cambiamento. Ma quando non c'è un cambiamento, chi paga? Qual è la... qual è l'ipotesi iniziale? Che qualcuno abbia sbagliato comunque. Che qui qualcuno, c'è stato qualcosa che non è andato bene. C'è stato un errore. Anche se non sappiamo esattamente chi ha commesso l'errore. Okay? Però cioè, la cosa non è avvenuta in maniera normale, ma c'è stato qualcosa che non è andato bene. Okay. A questo punto, vabbè, non c'è stato nessun cambiamento, l'ha portato in montagna esattamente come aveva detto, eccetera, eccetera. Però il ratto si è rotto lo stesso. Che succede? Chi paga in questo caso? Echa dello Shanibam e Anme Shalem. Chi paga se c'è un incidente? Senza che ci sia stato un cambiamento. Echa dello Shanibam, che non ha lo Shinab, non ha portato nessun cambiamento. No, interessante, perché questa è la prima volta che vedo una Gemara che parte da per scontata la Mishnah, cioè ok, questo l'ho capita, adesso vi faccio un'altra cosa ipotetica che non è contemplata nella Mishnah. Sì. Amar papà, denakit farsha meshalem. Ok, allora, la papà dice quello che guida l'animale. Che guida l'animale, lo porta, c'è uno strumento che si chiama Parsha, che era un bastone con una specie di punteruolo alla fine del bastone, che serviva a pungolare l'animale in modo che andasse da una parte piuttosto che dall'altra. Ok? Quello che tiene questo bastone con la punta davanti, quello è quello che paga, perché evidentemente è lui che ha sbagliato strada. Siete? Meshalem, sì, chiaro. Meshalem, Rav Shisha, Verede Ravidi, Amar, Denakit, Mena, Meshalem. Ok. Invece Rav Shisha, figlio di Avidi, dice no, quello che prende il manà. Cos'è il manà? È quello che invece sta dietro, non guida l'animale, sta dietro e fa in modo che l'aratro vada dentro, spinge l'aratro dentro il terreno. Allora, cosa si suppone? Che qui lui l'abbia spinto troppo e abbia trovato le pietre e l'abbia rotto. Sì, però già non funziona la storia di fagioli e del grano. Stavo. Perché? Perché se sta dietro non è lui che l'ha portato su un campo piuttosto che un altro. Non abbiamo portato, è rimasto lo stesso campo. Non è cambiato. Qui stiamo parlando del caso in cui non c'è nessun cambiamento. Ah, lui ha detto prendi in affitto per i fagioli e vado sui fagioli. Sì, no, non voglio parlare dei fagioli perché in realtà non c'entra niente, qui sto parlando dell'aratro, sto parlando della cosa dell'aratro. Ah, siamo al primo esempio. Al primo caso. Solo al primo caso. Ok, non c'è stato, l'ho preso per la... Non c'è stato nessun cambiamento. Ha detto l'ho portato in montagna e l'ha portato in montagna. È in montagna, ok. Ok, quindi la domanda è chi paga? Prima ipotesi, paga quello che pungola l'animale. Perché evidentemente ha sbagliato strada, perché l'ha portato su una strada in cui c'erano le pietre. L'altro dice no, paga chi spinge l'aratro dentro il terreno, evidentemente l'ha spinto troppo e ha trovato le pietre. Ok, de ilgeta de nakit mana. E la fa è che quello che spinge l'aratro, chi paga è quello che spinge l'aratro. Quindi ha fatto una domanda e ha già avuto la risposta. Ilcheta, la lacca è così. Sì, la lacca è così.
Ok, mi chiama dei ducta di Marzecca Gundre Tarvaio, Tarvaio Meshalmin. Ok. Allora, se invece è un terreno in cui si sa che ci sono pietre, eccetera, eccetera, quindi un terreno che sappiamo già che è un terreno problematico, Tarvaio Meshalmin. Tutte e due pagano. Perché? Perché devono stare attenti tutte e due. Quando sai che c'è un pericolo, devi stare attento di più. E questo l'abbiamo chiuso perché si parla d'altro. Amar Rabbi Yochanan. Diceva Rabbi Yochanan, Amocher parale chaverò, de amar lo parazu ganchanit. Naghanit. Naghanit. Naghanit i. Nashanit. Nashanit i. Batanit i. Batanit i. Ravzanit i. Veaya ba boom. Veaya ba boom echad. Usnafo. Desnafo. Ben amumim. Ben amumim. Ben amumim. Areze mekachtaut. Ok. Uno affitta, dà in affitto. No, scusate, dà in vende. Vende una mucca a un altro e gli dice: guarda, questa parà, Nakhaniti. Nakhaniti è la mucca che attacca, che non sta ferma, insomma, va addosso una staccionata, cose di questo genere. Ok? Sì. Nashaniti, morde. Ok. Bataniti, si ribella. Scalcia, no? Scalcia, sì, scalcia. Sì. Scalcia. Ravzaniti si accuccia, cioè a un certo punto si mette seduta, se vuole stare tranquilla, soltanto che si accuccia su altre cose le rompe. Ok? Quindi è pericoloso da questo punto di vista. Veya ba mum echad. Però in realtà aveva soltanto uno di questi difetti. Lui li ha detti tutti, però ne aveva, uno lo aveva. Non aveva tutti i difetti, ma ne aveva uno. Usnafo ben amumim, e lo ha compreso in mezzo a tutti i difetti. Questo gli dice, 200, gli dice 6 difetti, 5 difetti diversi. In realtà ne ha uno solo. E lo ha messo in mezzo agli altri. Arezeme kartaot. Questo è un acquisto errato. Cioè l'acquisto non è valido. Me kartaot è un acquisto non valido. Perché? Perché lui ha fatto il furbo. Cosa ha fatto il furbo? Gli ha detto una serie di difetti. Uno c'era, non gli ha detto quello che c'era, uno solo c'era. Questo ha sentito tutti questi difetti, non gli interessavano, perché in realtà era troppo. Cioè, pensate, questa mucca ha tutte queste cose qui. Non la compro una mucca del genere, ovviamente. Ma evidentemente credo che tu voglia metterti il cuore in pace, è più o meno quello che si fa quando si mettono tutte le cose per gli allergeni, di allergeni nei prodotti, sì, dei prodotti alimentari. Te li metto tutti, così io sto tranquillo, però magari uno di questi c'è. E vabbè, ma se hai compreso, cioè non vedo perché... Hai compreso, tu mi hai ingannato in realtà, tu mi hai ingannato mettendoli tutti. Ti faccio un contratto in cui ti dico tutte le possibilità, eccetera, eccetera, dico, però in realtà a me interessa solo una di possibilità. Beh, questo è interessante, se ovviamente è così. Vuol dire sì, però è strano, nel senso che se io dico che l'animale ha più difetti, vale meno in linea di massima, quindi ci perdo. Se io conto sul fatto che tanto quello non ci crede. Ah, vabbè. Io conto sul fatto che questo dice sì, ho capito, vuoi metterti tranquillo e vuoi pararti, me li elenchi tutti, però evidentemente non mi stai vendendo una mucca del genere, lo vedo che non è così. Non ho che scalcia, la vedo che scalcia, ok? Evidentemente non è così, invece uno di questi c'era. Allora faccio una domanda cattiva, quindi se vedo su della cioccolata che c'è scritto può contenere tracce di latte, la mangio dopo la carne? Secondo alcuni sì. Sei meno dinosaite? No, qua non si tratta di... No, questo è il caso dei bu-
caso di Giù Giardini, la verità è questa, per esempio, se non ricordo male, la Lind che è sotto controllo del Bedin Parigi, quella l'Excellence, come si chiama, che è sotto controllo del Bedin Parigi, loro la considerano parve, nonostante ci sia scritto tracce di latte. Perché in realtà la possibilità di tracce di latte è rarissima, in realtà, perché in realtà è solo, e l'unica possibilità c'è nella prima produzione di cioccolato che ci possa essere tracce. Da cui si dedurrebbe tutto questo discorso che anche ai tempi del Talmud c'erano delle cause che volavano e la gente doveva pararsi per ogni evenienza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok. Mumze, un mumacher. Mumze, se invece indica un difetto particolare o un altro difetto, Enzen un difetto particolare, gliene dice uno. E poi gli dice, però ha anche altri difetti. Però gliene indica uno. E dice anche altri difetti. E quell'uno c'è, quello che gli ha indicato, Enzen Mekartaut. Non è Mekartaut, perché lui gli ha indicato il difetto principale. Tania Namiachi, abbiamo anche imparato? No, Tania Namiachi, cos'è Tania? Cos'è Tania? Tania, abbiamo detto che la cosa, la non mi viene in mente adesso, non è la Mishnah, ma la Aita. La baraita è così. C'è una baraita anche così, cioè che dice la stessa cosa. Per i nuovi la baraita è un pezzo di Mishnah che non è entrata nel canone. Vabbè. Ok. Tania Namiachi, dove stiamo adesso? Mi sono perso. A moher shifcha la chaverò. Chi vende una schiava al suo compagno, ve amarlo shifcha su shota, ok, allora gli dice questa shifcha è stupida, nichpeti è una che soffre di epilessia, questa è nichpet, meshuamemeti è matta, non annoiata, mi sembrerebbe qua in greco moderno è annoiata. E l'ha nascosto, giusto, tra gli altri, compreso insieme, compreso tra gli altri difetti, arese mekartaut, è un inganno di... C'è un acquisto, non so come, esatto, c'è una parola esatta. Mekartaut si traduce in cauto acquisto, però non è esattamente in cauto acquisto. Mumzev, mumacher, enze mekartaut, è la stessa cosa. Se invece gli ha detto uno in particolare e poi gli hanno detti anche gli altri, enze mekartaut, non l'ha ingannato nel vendito. Amarle? Sì. Amarle, gli ha detto Ravaha Berede Rabba, il Ravaha che era figlio di Rava, le Ravashi, a Ravashi, Ayuba Kola Mumim Alalu, tutti questi difetti, Mau. Gli ha detto tutti i difetti, in realtà c'erano tutti i difetti. Eh sì, può darsi pure. Può darsi pure che ci avesse pure. Li aveva tutti, Mau, qual è la regola? Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Achiamrinan, così possiamo dire. Mishme... Hanno detto, così hanno detto Mishme de Rava, a nome di Rava, Asia, quindi la fonte precedente, la stessa fonte, Ayuba con la Momi Malalu, Enze Mekakadavut. In questo caso non è un difetto di vendita, un inganno di vendita. Va bene. Ci siamo cavata facile questa chiamata? Questa è facile, sì.
Sì, no, okay. Questa, allora, questa chiamerò tutta questa parte qui. In realtà non è difficile. Il problema è capire tecnicamente le cose. Molto spesso le difficoltà sono non tanto di sciaclavetaria della chiamerà, non tanto della discussione talmudica. Qui di discussione non c'è quasi niente, ok? Anzi, qui proprio niente. Nel prossimo ce ne sarà di più, però insomma. C'è poca discussione, però il problema è capire esattamente i casi, cosa che non è sempre semplicissimo. E in particolare lo sarà in questa Mishnah che facciamo adesso. Ok, Matritim, Assocheret Hachamor Lavi Aleachitin, chi prende in affitto un asino per portarci grano. Lavi Aleaseorin. Lavi Aleaseorin, e invece ci ha portato dell'orzo. Chayav Tevua. Hayab, sì, Hayab, punto. Ok, Hayab. Quindi, se ha portato grano, invece, se ha dato orzo invece di grano, Hayab. La domanda è come mai è Hayab. Ora vi dico subito che questa Mishnah è difficile da tradurre, perché in realtà la Gemara ci darà due interpretazioni diverse della Mishnah. E quindi traducendola noi traduciamo secondo un'interpretazione piuttosto che secondo l'altra. Proviamo a tradurre in maniera parve, diciamo così, e poi vediamo quali sono le due interpretazioni diverse. Ho capito, ma qua non c'è, per adesso non c'è nessun problema, perché una è il grano e l'altra è l'orzo. Perché se io porto del... Ah, questo non l'ho capito. Il principio non è quello di Rabbi Meir, qualunque cambiamento è vietato, perché abbiamo visto che invece vuole portare nella valle, portare la montagna, eccetera, eccetera. Quindi non è che sempre i cambiamenti mi portano ad essere chayav, ad essere responsabile. Perché in questo caso sono responsabile? Temen chayav, scusa. E via le asorim chayav tevua via le atemen chayav mipnesha nefach tevua, cioè cereali, e ha portato invece della paglia chayav e mipnesha nefach kashe che massoi, okay. Perché il nefach, che cos'è il nefach? Il volume è kashe kamassoi, è difficile quanto il peso. Interessante. Ok, allora i chitin sono più pesanti dei seorin, dell'orzo. Quindi io porto dei chitin, mi sono messo d'accordo per portare chitin. Se a parità di peso, diciamo così, a parità di peso, un quintale di grano e ha un volume minore rispetto a un quintale di orzo. Ok? Quindi il problema è quello del volume. Però poi vedrete che ci sono due interpretazioni completamente diverse di Abaye e Rava su questo. Mi piacerebbe il cachè che massoi. La vi letech. Letech chitim. Allora, questo è il caso. Una misura, no? Di portare un letter di chitin. Letter è una misura di capacità di circa 200 litri. Quindi stiamo parlando di volumi in questo caso. Stiamo parlando di volume. Quindi lui porto un letter chitin, un volume di una misura di capacità di letter. E invece porta un letter seorim, quindi il volume non cambia. Però pesa di meno, patur. Sì, patur. Nonostante abbia cambiato la roba, è patur. Veim mosif al massao. Chayav. Se invece aggiunge al peso, è chayav. Ah, ho capito che sta dicendo. Dice, visto che mi ero impegnato per il volume, però pesa di meno, ci metto sopra anche due caperetti. Sì. Giusto? Sì, più o meno, dobbiamo vedere poi come interpretano la Bayer Rava su questa cosa. Bekama Yosif al Masao, Beyechayav. Per essere colpevole, quanto deve aver aggiunto sul peso, sul trasporto? Sul peso. Su Machos, Omer, Mishum, Rabbi Meir, Se'a,
le gamal shlosha kabin le chamor. Sonchos dice a nome di Rabbi Meir che deve aggiungere un se'a alla gamal, una misura di se'a per il gamal, per un cammello, e invece shlosha kabin, invece tre kabin per il chamor. Sto dando un massimo, quindi se fino a un cosa aggiunto non succede niente, però okay. Se aggiunge un po' di più... C'è una tolleranza la... fino a se apre il gamale e lo shaka bin lachamo. Ok? Questo è quello che dice la Mishnah. E adesso vediamo l'interpretazione di questa Mishnah di Abaye e Rava. Questo è una lettera diversa. Itmar, Gemara, siamo qua dopo... Itmar... Abaye. Itmar Abaye Amar, se diciamo che l'ha detto Abaye, diciamo, dice Abaye, sì. Abaye dice, Kashe Kamasoy, che il peso, il volume è difficile per l'animale come il Masoy, come il peso. Rabba Amar, invece, Rabba Amar, Kashe le Masoi. Ok. Invece Rabba dice non va detto Kashe Kamasoi come il peso, ma è difficile per il peso. Ok, adesso vediamo cosa vuol dire. Vedrai adesso lo spiego cosa vuol dire. Abaye Amar. Abaye Amar, Kashe Kamasoi, Tenan. Nafka kitakla. Dei mosif shoshakabim hayab. Ok. Allora, Abaye dice kasheka masoi. Il volume è come il peso. E se aggiunge tre kabin è hayab. Se aggiunge tre kabin è responsabile. Qua dice Abaye. Abaye dice questo. Allora, io mi sono messo d'accordo su un letech chitim. Una misura di un letter di chitin, okay, di... un bustone, un sacco di chitin, facciamo un sacco che è misura di volume, giusto? Un coso di chitin. Un sacco. Porto un letter seorim. Abaye dice, se io, nonostante, allora, il letter seorim è più leggero, sì, del letter chitin, non posso aggiungere niente teoricamente, però se ho aggiunto tre cabin è tollerabile. Io non posso, teoricamente non dovrei aggiungere niente, però se aggiungo tre cabin non sono chayav, sono patur. Patur non vuol dire che lo... una cosa soltanto, scusa, una precisazione. Quando dice patur non vuol dire che lo posso fare, vuol dire che non sono responsabile se l'ho fatto. È chiaro? Non so, cioè non devo pagargli niente, succede qualcosa del genere. Ma c'è una differenza in halakha in generale fra, sì, patu e mutar. Mutar vuol dire permesso, patu vuol dire è esente. Vi è chiaro? Sì. Okay. Vuol dire ex ante, cioè da prima e da dopo, questa è la differenza. Sì, sì. Allora, l'echad killah non devo aggiungere niente, non devo aggiungere un grammo. Ho preso l'eter chitin, devo mettere l'eter seorim, punto e basta, non posso fare altro. Però se ho aggiunto, contravvenendo a quello che dovevo fare, se ho shakabin, è tollerato. Va bene? Ci siete? Sì, sì, sì. Questo è quello che dice Abaye. Quindi, l'eter chitin, io posso portare l'eter seorim. Pesano di meno? Non posso dire pesano di meno, quindi aggiungo ancora in modo che il peso sia uguale. No, non lo posso fare. Al massimo è tollerato lo shakabin. Ci siete? Sì. Letter chitin vevili letter seorim patur veim si fa maso chayav mai la shlosha kabin. No, prima. Siamo già confusi. Ok, prima. Allora, tnan nafka kitikla vi mosif shlosha kabin chayav. E se aggiunge shlosha kabin chayav. Questo è quello che dice Abaye. Letter. Non deve fare più di letter. Aggiunge shlosha kabin, lo tolleriamo, però non doveva farlo. Rabba Amar, Kashe le Masoi. Ok.
e tenanne tacla chi tacla venacca ai avi tosefet. Ok, allora prima ve lo spiego, poi lo traduciamo. Qua dice la va dice no. Allora, io ho un peso di un quintale di chitin, posso portare un quintale di seorin. Non importa quanto è il volume. Non importa quanto è il volume, però se arrivo al limite, a questo punto sono responsabile. Cioè, se io porto meno di un quintale di seorin, non ho problemi. Se arrivo a portare un quintale, a questo punto io tengo conto del volume. Cioè, finché il peso dei seorim è minore, anche di poco, di quello dei chitin, non tengo conto del volume. Quando però arrivano ad essere lo stesso peso, io dico no, però a questo punto il volume è maggiore e quindi tu sei responsabile. Mi è chiaro? Mm-hmm. Sì, poi voglio dire come si applica. No, si applica in questo modo. Per Abayé, il massimo che tu puoi aggiungere all'Eter Seorin è Shosha Kabim. Per Ava, io posso aggiungere fino a una Se'a di Seorin, perché in questo modo pareggio il peso. La Se'a è meno del Kabim? Molto di più. Del, molto del, di più, è tantissimo. Quindi io posso aggiungere fino a Se'a. Secondo Ravà io posso aggiungere fino a Se'a. Secondo Abayé posso aggiungere al massimo Shosha Kabim. Mm-hmm. È chiaro? Sì. È chiaro o no? Scusate. Sì, è chiaro. Non è chiaro perché, ma... Cioè, secondo Abayé, secondo Ravà, il problema volume, io tengo conto del problema volume quando il peso è lo stesso. Ma se il peso è minore, io a questo punto non tengo conto del problema del volume. Chiaro. Mi sembra che tutto questo vada applicato veramente solo al caso del grano e dell'orzo, perché se uno prende due cose con peso specifico molto più diverso tra di loro, cambia tutto. Non so, piombo e paglia, cioè... Sì, voglio vederti a te che ho tre balle di paglia che pesano come due pacchettini di piombo. No, voglio dire che il volume a quel punto diventerebbe un fatto macroscopico, la differenza di volume. Certo. E non lo so. Qui non fa questa differenza, anche di nuovo siamo al caso specifico. Beh. È difficile, sì. Qui c'è il problema. Ok. Ok. Quindi, secondo, riassumendo molto, secondo Abayé posso aggiungere fino a Shosha Kabim, secondo Ravà posso aggiungere fino a Se'a. Molto di più. Ok, molto di più. Ok? A questo punto, allora, vi si porta un'obiezione a Ravà dalla Mishnah. Tnan, la vi letter chitin. Sì, quello. Ma non abbiamo forse anche questo. Sì. La vi letter chitin, ve vi letter seorin. Fatur. Ve masif al maso chayav. Mai. Mai lav shloshet kabin. Okay. Lo sea. Lo sea. Allora, dice, la Mishnah cosa dice? La Mishnah dice se deve essere d'accordo di portare l'Eter Chitin, portato l'Eter Seorim, è patur, è esente. E se ha aggiunto al peso, è Hayav, va bene? Mai là, quanto ha aggiunto? Shosha Kabin, 3 Kabin, dice la Gemara. Rabà dice no, se ha, no, può aggiungere fino a se ha, ok. Però la Gemara dice, vea la katane, ma più avanti è scritto, kama yosif al masao. Guardate. Sì, ok. Kama yosif al masao è chayav, quanto deve aggiungere al peso per essere chayav? Sumchosomer mishum Rabbi Meir, dice a nome di Rabbi Meir, se ha la gamar shosha kabin lechamo, dice se ha per il cammello tre kabin per il chamo,
Quindi la Gemara dice chiaramente che Shosha Kabin, come fai tu, Ravà, a dire se ha? La Gemara dice che Shosha Kabin, come fai a dire se ha? No, scusate, la Mishnah dice Shosha Kabin. Tu come fai a dire se ha? C'è scritto quanto deve aggiungere. Nella Mishnah c'è scritto quanto deve aggiungere. Ci siete? Sì. Come fai tu a contraddire la Mishnah? E dimmi che può aggiungere fino a se ha. Quindi adesso il problema è capire come questa è arrivata alla storia della Seah. Sì, no, come Ravà interpreta la Mishnah. Questo è il problema. Achikamar. Achikamar vuol dire lui ha detto... Così va detto, così va letta la Mishnah. Ikka dello... Così va letta la Mishnah secondo Ravà. Ok. Ikka dello Shani. Echa, scusa. Ikka vuol dire un'altra cosa. Esatto. Echa dello Shani Chitin, Vevi Chitin, Seorin, Vevi Seorin, Seorin, Vevi Seorin. Kama Yosif al Masao, Vieja Yav, Sumchos Omer, Mishum Ravivi, Sea, La Gamal, Veshrosha Kabim, La Hamor. Ok. Allora. Cosa dice Ravà? Ravà dice, la Mishnah l'avete interpretata male. Voi avete pensato, avete detto che avete interpretato la Mishnah come se fosse una continuazione di quello che dice all'inizio. L'inizio dice che lui si era messo d'accordo per grano e ha portato l'orzo. Chi va detto che la Mishnah parla di l'ultima parte della Mishnah parla di questo? L'ultima parte della Mishnah non parla del fatto che ha cambiato. Echa dello Shane, dove non ha cambiato. Chitin, vedi Chitin. Ha detto Chitin, ha portato Chitin. Seorin, vedi Seorin. Ha detto Seorin, ha portato Seorin. Quindi non c'è nessun cambiamento. Non c'è un legame fra la prima parte e la seconda parte. La seconda parte parla di un altro caso, un caso in cui non c'è un cambiamento. E il problema, a questo punto, quando lui si è messo d'accordo su che cosa portare, e su quant'è la quantità da portare, quant'è il volume da portare, a questo punto la domanda è quanto può aggiungere al massà, quanto può aggiungere al peso. E a questo punto Sukhos dice se ha la gamar shosha kabin la hamor, però parla del caso in cui non ha portato, non ha fatto un cambiamento. In questo caso può aggiungere questo, perché in realtà i patti erano tu porti quello. E a questo punto il massimo che può aggiungere è shosha kabin o se ha. Ci siete? Sì, a questo punto mi chiedo qual era invece la prima ipotesi, perché parlava invece di la prima ipotesi cambiato. È la Mishnah. La prima ipotesi è che cambiano. E che cambiano. Mishnah... Se cambiano, quanto possono aggiungere? La prima ipotesi è se cambiano, quanto possono aggiungere? Se cambiano. Ravà dice, no, avete capito male, il caso di cui stiamo parlando non è che cambiano, perché stiamo parlando di uno che non cambia. No, parlano del caso in cui cambiano, Ravà dice, nel caso in cui cambiano, a questo punto, stesso peso di Chitin e Seorin. Ok. Qui invece si parla di un caso in cui io mi sono messo d'accordo su un letter di Chitin e ho portato letter di Chitin. Non ho cambiato. Quanto posso aggiungere perché sia tollerabile l'aggiunta? Mi seguite? Eh? Sì, sì. Okay. Quindi, mentre per Abayè la prima e la seconda parte della Mishnah sono legate, per Ravà invece le due parti della Mishnah parlano di due casi diversi. Sì, sì. Ok, ci sono cammini a Ravà. Ok, quindi Ravà ti spiega la Mishnah in un altro modo, quindi con questa spiegazione la Mishnah non è in contraddizione con Ravà. Cos'è questo? Tashma? Tashma. Tashma, ovviamente, quando c'è un Tashma viene a portare un'altra obiezione, di nuovo l'obiezione. No, questa volta non è l'obiezione a Ravà, ma è l'obiezione a Abayè. Quindi è la prima ipotesi. Sì. Tashma, la vi letter chitin, ve vi shesh, ok, devo riprendere. Chiediamo questo. Prendere, che devo prendere 81, ho perso la pagina. 80B. 80B devo prendere, sì. Stavo per prendere 81. Ok. C'è scritto.
Shesh e Seorin. Chayav. Ash, Loshet, Kabin, Patur. Allora, qui porta un'altra fonte che dice che uno che ha messo, cioè, ha patuito di portare l'Eter Chitin, un l'Eter Chitin, ok, nostro caso, e ha portato invece Shesh Esre Seorim, ha portato invece 16 Sein di Seorim. Ok, l'Eter Chitin corrispondono a 15 Sein di Seorim. Ci siete? Sì. Quindi ha aggiunto una sea. Ok? Sì, sì. Di peso. Di peso. Ha aggiunto una sea. Quindi doveva portare 15. Allora, ha cambiato. Non ha portato il Chitin, ha portato il Seorim. L'Eter di Seorim sono 15 Sein di Seorim. Ci siete? E ha portato 16 Sein di Seorim. Quindi ha aggiunto una Sea. E Chayav è responsabile. Va bene? Mm-hmm. Da qui però deduciamo, visto che parla dell'aggiunta di una Sea, Shosha Kabin, Patu, se ha aggiunto 3 Kabin è esente. Quindi non quello che dice Abaye. Abaye dice... Io ho patuito l'Eter Chitin, posso portare l'Eter Seorim, al massimo posso aggiungere 3 Kabin. Qui invece questa fonte dice che sono responsabile se ho aggiunto una Sea. No, ci siete, mi sembrate persi. No, e ci siamo persi perché qua entriamo adesso nella conversione delle dei, con le misure. Non importa, non le convertite, lasciate perdere, non importa di convertire. Allora, io ho... fatto il cambiamento esattamente come nella nostra Mishnah. Okay. Non ho portato Chitin, ho portato Seorim. Però il volume doveva essere lo stesso, l'Eter. Ok? L'Eter Chitin, l'Eter Seorim. Però la Mishnah parla, questa fonte parla, del fatto che io ho aggiunto una Sea. Mm-hmm. Vedete? Sì. E in questo caso sono Chayav. Ok. E su qui. Quindi, se la Mishnah mi dice che ho aggiunto una Sea, vuol dire che se ha aggiunto meno di una sera non sono Chayav. Sì. Non è mica detto però. Sì. Come è mica detto? Perché dico se allora. Non so qual è il punto in cui smetto di essere responsabile. No. Io dico soltanto, se io dico sono responsabile se ho aggiunto una sera, è chiaro che se ho aggiunto di meno non sono responsabile. Scusate. Se ne sì. hai aggiunto un quintale, ho aggiunto a meno di un quintale, cioè non sono responsabile. Se da un massimo, se tu stai entro il massimo, qualsiasi cosa, vabbè. No, secondo me non sono responsabile se ipotizzo che quello lì fosse il punto di differenza. Questo è quello che dice la Mishnah. La Mishnah dice che ha aggiunto una sera. L'ipotesi che fa la Mishnah è di quello che ha aggiunto una sera. Quindi tutto quello che viene prima non sono responsabile. Non dico che lo posso fare, ma non sono responsabile. Mm-hmm. Da questo deduco quello. Secondo me quello che si deduce è che tutto quello che va oltre no. mi vede responsabile, ma non che tutto quello che viene prima non mi vede responsabile. Assolutamente sì, se no buttiamo via tutta buona parte della gemara, se non facciamo questa deduzione qui. Adesso, io dico, posso dire lo Shema fino alle 10 del mattino, vuol dire che fino alle 9 e mezza lo posso dire, alle 9 e mezza lo posso dire. Che non sia poi il massimo di 9 e mezza, va bene, posso dire che non è il massimo, ma lo posso dire, se no non direi alle 10 del mattino, se no direi alle 9. Sì, ma qui non dice così. Qui dice, se io dico lo Shema alle 10, allora non sono fuori. Non dice lo posso dire fino alle 10. Cioè non c'è l'espressione è diversa. Ma sì, ok, ma è la stessa cosa. Vuol dire che il punto è le 10. Il punto limite è le 10. La deadline è le 10. La deadline è la sera qui. Mm-hmm. Okay, sembra essere questo.
Cosa fa Bayer? Bayer non mette in discussione il principio, però Bayer fa una cosa, e qui veramente entriamo nel problema di come si calcola. Tirgema a Bayer bimchikata. La spiega a Bayer come una sea mehuka. Cosa vuol dire mehuka? Vuol dire mancante. Allora, ci sono tre modi di calcolare le misure. Allora, può essere una misura abbondante, quindi che ne so, io riempio un sacco e poi ci aggiungo tutto quello che può contenere il sacco fino a che non trabocca. Questa è una misura abbondante. C'è una misura mediana, che è quello di riempire il sacco fino alla fine, però non aggiungere. E c'è una misura mehuka, cioè io non riempio fino alla fine del sacco. Lascio una parte del sacco vuota. Allora, cosa dice Abayé? Qui la Mishnah non parla di Sein normali, non parla di Sein abbondanti, parla di Sein scarsi. E se facciamo il calcolo dei Sein scarsi, vedrete alla fine quello che viene fuori, non vi faccio il calcolo, quello che viene fuori è che in realtà se calcoliamo Sein scarsi, in realtà alla fine aggiungo tre cabine. Ok, quindi Abayé dice, chi ti ha detto come sono stati calcolati questi Sein? La Mishnah parla di 16 Sein di Seorim. Io ti dico che i 16 cabini, 16 Sein di Seorim sono stati fatti in maniera non, in maniera, come si dice, mancante. E quindi se è mancante, ok, si possono fare i calcoli, non riesco a farli, a questo punto se è mancante, alla fine quello che viene fuori è che se invece calcolo i Seorim abbondanti, è più o meno l'aggiunta quella di 3 cabini. Ok, ma sta cosa sta in piedi di quello che sta facendo Abayé qua? Cioè stiamo parlando di misure no, non precise. Stiamo parlando di misure non precise. Okay. Questo è il problema, che in realtà ci sono tre modi di calcolare la misura qui. Ed è il problema come viene calcolata. Vabbè, dice chi ti ha detto che l'ha calcolata così. La Gemara non parla dell'aggiunta, dice Shesh Esres Seorim, non ti dice quanto è il Shesh Esres Seorim, non ti dice che sono come sono i Sein, se sono abbondanti o no. Mm-hmm. Ok, non lo dice, quindi io posso anche dire che è stato fatto ben piccata. Babu. Quindi questo non ci risolve la machloket tra Abayé, ma rimane la machloket tra Abayé. Rimane ancora. Questo ci ha solamente evitato una contraddizione di Abayé con se stesso. Come prima abbiamo evitato la contraddizione di Rava. Rava. Ok. Benefitta. Ok. Questa qua, misura scarsa. Tanura banan. Kav la katef adriv le arriva. Kur la spina shloshet kurin le burne gdola. Ok, allora qui visto che si parla di aggiunte al peso questa volta, quanto si può aggiungere in varie occasioni? Questo abbiamo parlato del caso del chamor, qui invece parliamo di aggiunte ad altri soggetti. Cav la catef, un cav, la misura di un cav per il catef. Cos'è il catef? Spalla. La spalla. Cioè, uno, non prendo un asino, prendo una persona che deve prendere, uno che deve trasportarmi della roba. Ok, gli dico che deve trasportarmi 20 kg. Quanto posso aggiungere per essere responsabile? Non dovrei aggiungere niente, ma quanto posso essere aggiunto per essere responsabile? Un cavo. Per il catef, per una persona che la porta a spalla, posso aggiungere un cavo. Fino a un cavo a dribble arriva. Ok, poi a dribble l'arriva. Ok,
Adriv, che è come il letter, lo posso aggiungere a un areva. Areva è una piccola nave. Piccola nave. Sì. Poi? Curla sfina. È una barca normale, invece posso aggiungere fino a un co. Mm-hmm. Ok? Che sono tre sein. Schloshet Kurim, invece posso aggiungere fino a tre Kurim, quindi nove sein, al Buni Gedolà, a una grande barca. Va bene? Ci dà delle misure, ok? Quanto... sono le tolleranze queste, giusto? Sono le tolleranze, ok? Okay. Amar Rav, Kavla Katef. In... Kavla Katef? Ah, una domanda. Ok. Im Itta dello Mazebe, Bardatu, Shadia. Dice, non capisco. Allora, posso capire le barche, eccetera, eccetera. Ma tu aggiungi un cav a uno che sta portando a spalla. Ma se, dice, se vede che non ce la fa, Bardatu, è una persona con un cervello, la butta giù. Qual è il problema? Cioè, se vede che è troppo per lui, lui la butta giù e non la trasporta. Cioè, qual è il problema qui? È un essere umano che ragiona e quindi se vede che è troppo pesante non la porta. Quindi che bisogna scegliere dire qualcosa. Quando dice no, non sono d'accordo, pesa troppo, non la porta. Perché ho bisogno di dire quanto posso aggiungere. Amar Abaye. Amar Abaye, Beshach Bato le altari. Dice che praticamente gli cade addosso la cosa, cioè, la mette e lui cade. E a questo punto non fa in tempo a mandare laggiù. Lealtà immediatamente? Immediatamente. Sì. Rava Amar, Afilu Teima, Besheloch Avato Lealtar, Lozrich. Ella Le Agra Yetera. Dice, anche se dici che non è che l'ha buttato giù immediatamente, non è necessario se non nel caso in cui lui vuole un compenso più alto. Non è che non lo può portare, però non voglio essere pagato di più. Se è più pesante, voglio essere pagato di più. Rava Shamar, Usavur, Hulshau, Denakitle, Kur, Denakitle. Allora, dice da una spiegazione. Lui vede che è più pesante, ma pensa che sia lui che è diventato più debole. Quindi non si rende conto che è un peso in più. Quindi la può portare, secondo, cioè quello che ci sta dicendo è dicendo... No, sta dicendo, si chiede, la domanda della Gemara è sulla domanda. Cioè, che senso ha la domanda? È uno che lo vede, si metteranno, lo dirà, ok? Non c'è bisogno di stabilire delle regole, proprio. È lui che decide se trasportare o non trasportare. Ok? L'idea è che possa anche non accorgersene, o perlomeno interpretare in maniera diversa quello che gli succede. Kur la sfina, Shloshet Kurin la Burne Gedola, Amara Papa, Shmamina. Sì, Shmamina. Shmamina, Stan Sfinot, Bat Tlatin Kurin, Le Mai Nafkamina, Le Mecca Comulcar. Ah, si conclude dice, come la Mishnah precedente, la Gemara precedente. Dice, da questo impariamo che una sfina normalmente può portare 30 Kurin. Perché cosa? Perché 30 Kurin? Perché il fatto che si possa aggiungere un Kur, l'idea è che si può aggiungere sempre un trentesimo della possibilità di trasporto. E quindi se vuol dire che si può aggiungere un Kur, vuol dire che può portare fino a 30. Domanda è le mani a cammina, perché cosa ci interessa questa cosa? Dice come un car per l'acquisto. Se vuoi acquistare una nave, a questo punto deve essere una nave che porta almeno 30 cubi. Va bene. Quindi non concluderemo mai questa differenza di interpretazione della Mishnah tra Abaye e Rava, giusto? Assolutamente no.
Ok. Sono più tranquillo io, perché se qualcuno entra, già la vedo complicata sta storia, cioè già mi sono spaventato. Sono contento che finiamo e parliamo un'altra cosa. Ok, Shavua Tov. Grazie. Grazie mille, Shavua Tov.